Ed ora cambiamo argomento, i donatori di musica portano momenti di normalità nel reparto di oncologia e per il 13 dicembre all'ospedale di Bolzano si terrà un concerto aperto a tutti nella sala convegni. La grande musica ha presenza costante anche nel reparto di oncologia dell'ospedale San Maurizio di Bolzano. Per portare un po' di normalità ed evasione agli ammalati ai quali la malattia ha stravolto tempo e spazio. Questo è l'obiettivo dei donatori di musica, una vera e propria rete di musicisti, oncologi e volontari che dal marzo 2009 hanno conosciuto un'espansione notevole finora inarrestabile. A Bolzano il progetto è partito grazie all'interessamento del primario Claudio Graif. L'idea risale addirittura al 2007 ed è un'idea di Gian Andrea Lodovici, che è stato un importantissimo musicologo e produttore musicale, che purtroppo è mancato a causa di un tumore e ha avuto l'idea di portare concerti di musica nei reparti di oncologia. Le oncologie che hanno risposto per il momento in modo concreto sono due: l'oncologia di Carrara e l'oncologia di Bolzano, dove sono avviate delle stagioni concertistiche a tutti gli effetti. È in previsione un'estensione ad altri centri ospedalieri. Credo che non sia irreale pensare che 10 centri ospedalieri entro il 2010 saranno attivati. C'è una rete di oltre 100 musicisti, tutti di qualità e di fama internazionale, che si sono gratuitamente dati disponibili per realizzare questi concerti. La prima cosa è quella di fare della musica un compagno nel lungo percorso della malattia per gli ammalati oncologici, portando loro un pochino di normalità, quello che non avrebbero magari l'occasione di fare proprio per la loro condizione di ammalati, peggio ancora di ricoverati in ospedale. Il secondo, quello di creare dei momenti di intensa partecipazione, di emozione legati alle caratteristiche specifiche e peculiari della musica. E per domenica 13 dicembre alle 17 nella sala congressi dell'ospedale Bolzanino è in programma il concerto di tutti i membri della Corale Antares di Taio, provincia di Trento, diretta dal maestro Giorgio Larcher con la partecipazione dell'organista Stefano Rattini. Per l'occasione saranno proposti brani prevalentemente di musica sacra a cavallo di tre secoli, dal 700 al 900. Il progetto vuole diventare progetto donatori di musica, togliere quel in oncologia, perché non si tratta di ghettizzare nessuno o di offrire delle possibilità a qualcuno sì e a qualcuno no. Il giorno 13 noi abbiamo un concerto che non si terrà nel reparto di oncologia come i precedenti, si terrà nella sala congressi dell'ospedale, che è più capiente, ma che rappresenta anche l'intero ospedale, non solo un reparto, e che è aperto a tutti gli ammalati dell'ospedale che vogliono partecipare, a tutte le persone che con l'ospedale hanno avuto qualcosa a che fare o hanno qualche cosa a che fare, che vengono volentieri a impegnare parte del loro tempo in questo ospedale. Per tutti i pazienti, ma anche per i loro familiari ed amici, l'appuntamento con la musica in ospedale è per domenica 13 dicembre alle 17, per trovare un momento di serenità, gioia e svago.